Zetti Paolo! Presente! Oh madonna, ogni mattina mi fai venire un infarto! Scusa tesoro, l'ho sognato di nuovo. Ah, ancora l'esame di Stato. Ma c'hai 40 anni! Guarda, quelli sono traumi. Questo me lo porterò fino alla vecchiaia, io già lo so. Senti, a proposito, tu oggi che fai? Hai il turno all'ospedale? Oggi riposo e poi oggi pomeriggio finalmente una formazione, non vedo l'ora di fare. E tu che fai, la prima ora? Che palle! Ma come faccio io a togliermi le turbe psichiche se devo andare a scuola a 40 anni? Va bene ragazzi, allora continuiamo il discorso che stavamo facendo ieri sulle particelle. Dunque, Facchetti. Facchetti, io giuro che ti faccio bocciare quest'anno. Io lo giuro che ti faccio bocciare perché non è possibile. Ma come, io sto spiegando la fisica delle nanoparticelle, una cosa che non è nel programma, una cosa che neanche a Oxford vi insegnano, e tu ti presenti in pigiama in video lezioni. Ma se stavamo a scuola venivi in pigiama, fammi capire. Ma stiamo a lezione! Ma tu guarda questo, guarda. Vabbè, facciamo che andiamo avanti, va? Dunque, possiamo arguire che l'epista siniettante svagoli nei meandri del calcimonio e per rivalsa non sgorghi nel perché. Mattia, che cosa stai... Quella è una pizzetta, Mattia, quella è una pizzetta. Guarda che non si mangia, siamo a lezione, ma ti pare che puoi mangiare durante una lezione? Ma che siamo? Ma dove siamo? Non ho capito io. Vabbè, come non detto. Andiamo avanti. Quindi diceva De Rosa. De Rosa non è possibile, va. La coperta. Hai una coperta addosso. Ma tanto freddo fa, ma siamo in Siberia. Ma non ho capito. Ma siate uomini, Cribbio, uomini. Con la copertina. Mamma mia che... Guarda, mi si è fatta proprio il sedere con la stessa forma della sedia, una cosa incredibile. Questi fanno di tutto, ma mentre c'è la lezione, ma si grattano, mangiano, con la copertina, in pigiama. Ma la scuola dov'è finita? Mamma mia. Amore, hai la telecamera accesa. Mamma! Ascoltando? Convegno di proctologia. Ah, e chi è il relatore? Il dottor Futzenberg, è un luminare. Ah, Futzenberg, interessante. Patologia che sta trattando il luminare? Prolasso rettale. Ah, ecco, e te credo che piangi. Ma ancora non finisce sto convegno, ma di che sta parlando? Raga di anali. Sempre più interessante. Oh, ma come fai a sentire questo rumore? Tanto questo argomento non mi interessa. Perché? Di che parla? Emorroidi. Oddio, che è successo? Ho fatto un sogno terribile. Mamma mia, mi stava venendo un infarto. Terribile, terribile. Che è successo? Stavo operando con Futzenberg. Ah, eravamo lì. È il luminare dei culi. Luminare dei colon. Vabbè, è uguale, dai. Stavamo operando. E quindi? Stavamo smanettando, aprendo così, abbiamo trovato una fistola così. E allora? E allora erano emorroidi. Tutta quest'ansia per Fortenberg. No, perché il paziente eri tu. Ah.